Cari deputati del PD, eccomi qua, Maria Rachele Ruiu, la faccia che campeggia sui manifesti che avete pubblicato sui vostri social. Intanto vorrei affrontare con voi una questione di metodo. Avete scelto di pubblicare sui vostri social un manifesto regolarmente affisso imbrattato, rendendovi complici di una violenza democratica, come se avesse paura di un'altra voce, come se avesse paura del pluralismo delle idee, come se. Partito Democratico. Non può esserci spazio politico per chi intende calpestare le donne e i loro diritti. Tonavate così il 21 gennaio dalla pagina Facebook del vostro partito, taggando Monica Cirinnà. Come se volesse imporre voi un pensiero unico. Come se democrazia fosse farò di tutto perché voi possiate esprimere la vostra opinione, basta che sia la mia. Come se. Come se andassero difese tutte le donne, basta che la pensano come voi. Come? A proposito, in giro per le città campeggiano i miei manifesti con disegnate sopra vagina, insulto. Anche l'altra ragazza, Anna Bonetti, è stata violentemente insultata per aver partecipato a questa campagna. Aspettiamo con ansia la vostra solidarietà, no? O non la meritiamo perché non la pensiamo come voi? Cari deputati, ora voglio entrare nel merito. Ogni volta che si parla di aborto, saltate. L'innominabile aborto. Come se sapere che le donne possano conoscere realmente cosa sia cambiasse qualcosa. O forse sì. C'è un grande inganno dietro l'aborto e ogni volta viene negato quello che è davvero. Grumi di cellule, puoi tornare indietro, un sacco di bugie. Come se una donna non potesse sapere davvero quello che sta facendo. Come se. Affiancate sempre un concetto all'aborto su cui mi trovate d'accordo. La violenza contro le donne. Sì, la violenza contro le donne. La violenza di chi vuole continuare a raccontare la grande bugia che con l'aborto puoi tornare indietro e invece resti mamma di un figlio morto. La violenza di chi vuole continuare a raccontare alle mamme che quello non è il loro figlio e non vuole fargli ascoltare il battito del cuore e non vuole fargli vedere le ecografie. È violento. E la violenza di chi vorrebbe impedirci di avvicinarci a queste mamme e dirgli coraggio! Coraggio, insieme possiamo. Invece che il loro pitalesco, pensaci te, abortisci. La violenza di chi vuole continuare a raccontare che la donna sceglie di abortire. Nessuna donna sceglie di abortire. La donna è costretta ad abortire. Le donne abortiscono quando pensano di non poter fare altrimenti. E troppe credono alla bugia, non è niente, passa tutto. Ma poi si svegliano e sono sole, con il loro niente. La violenza di chi non vuole che si racconti questa verità. Come se riuscissi a convincere una donna ad abortire di più, qual è il problema? Cosa vi fa male se una vita può nascere? Cosa vi toglie se una donna in difficoltà accoglie la vita? Ecco dov'è la violenza. La violenza sulla pelle della mamma e del suo bambino. L'aborto è un dolore solitario, silenzioso. Avete avuto cura di pubblicare sui vostri social il manifesto con la parola sconfitta cancellata, come se quel dolore non dovesse avere cittadinanza, come se quel dolore dovesse essere soffocato, come se voleste negarlo quel dolore, soffocarlo, come se le donne che lo provano debbano tornare nell'oblio, come se. Perché è quello il dolore che rompe la vostra narrazione sull'aborto. Care deputate del PD, cara Laura, Monica, Francesca, cara Beatrice, cara Anna, cara Alessia, Marianna, Marina, Francesca, Chiara, Vincenza, cara Michela, cara Laura, cara Elena, care tutte, l'aborto è una sconfitta per la donna e voi lo sapete. Deponiamo le armi dell'ideologia. Basta. La donna, noi donne, ci meritiamo di più dell'aborto. Cari uomini, cari papà, abbandonare le donne con cui avete fatto l'amore di fronte a una fantomatica scelta loro e solo loro, lavandovene di fatto le mani, è quanto di più vile possiate fare. Coraggio, uomini e donne, insieme possiamo accogliere la vita.